gente mi ha scritto su Instagram dicendo: perché hai cancellato il video, ragazzi? Le cose sono due. Prima cosa, mi sono spinto oltre, ragazzi, perché ieri mi sono spinto troppo oltre. Seconda cosa, ragazzi, io non potevo pubblicare assolutamente la chat privata tra me e K, ragazzi. E ovviamente è una cosa privata, perché lui ovviamente non mi ha dato il consenso di pubblicare il suo vocale di WhatsApp. Quindi, ragazzi, ho dovuto cancellare il video. Io ho sbagliato, sì, mi sono spinto oltre. Però, ragazzi, io oggi vi voglio dire tutta la verità di quello che è successo tra me e lui, ragazzi. Sarò sincero. Praticamente, raga, come ben sapete, io per un mesetto, un mesetto e mezzo, ho tenuto il mio canale offline. Perché, prima cosa, sono stato un mese a Rimini, e in quel mese, purtroppo, sul primo canale non facevo video. E niente, ragazzi, sono stato a Rimini per cose mie, per divertirmi con i miei amici, ragazzi. E niente, nell'ultima settimana di giugno io chiamai Zerbian al telefono e gli dissi: vorrei parlare con Cap e Kazu, perché sinceramente il loro comportamento di febbraio non mi è sembrato giusto. Voi direte: che è successo a febbraio? A febbraio loro mi chiamarono. Loro per tutto il tempo mi perculavano. E io praticamente volevo risolvere questo fatto. E allora chiamai Zerbian e gli dissi: vorrei parlare con Cap e Kazu per sistemare un po' le cose. Loro secondo me avranno pensato: questo qua ci vuole picchiare, questo qua ma io, ragazzi, non volevo assolutamente picchiare nessuno, né fare del male a nessuno, ragazzi, perché io sono una persona che non farei mai del male neanche a una mosca. E dopo una mezz'oretta mi scrive Capitan Blazer e mi dice: se tu vuoi parlare con me, vieni in questa via. Mi diede questa via. Io, tutto sorpreso, ho detto: ok, questo qua vuole sistemare le cose. E allora io, insieme ad altri due miei amici, da Rimini andiamo a Riccione. Andiamo in questa via. E non c'era nessuno, ragazzi. Ho aspettato 10 minuti, 20 minuti, una mezz'oretta. Non c'era nessuno. I miei amici incominciarono a suonare case e case per vedere qual era la casa. Ma in realtà, ragazzi, quella via che mi avevano dato era assolutamente fake, ragazzi. Perché il loro obiettivo era quello di farmi perdere tempo. E io, ragazzi, io questo l'avevo capito troppo tardi. E allora io richiamai Zerbian al telefono e gli dissi: ma perché i tuoi amichetti mi hanno dato una via sbagliata? Se i tuoi amichetti volevano parlare, mi dicevano una via giusta. No, non che mi vanno a dare una via sbagliata. Io, ragazzi, io fino a lì ero tranquillo. Me ne stavo andando a Rimini dopo aver perso tempo. Ma dopo 10 minuti, ragazzi, mi arriva una foto di Cap e Kazu, dove praticamente loro erano tutte e due con dei bicchieri in mano che brindavano. E in quella foto, ragazzi, c'era scritto: sotto il sole, di Riccione, c'è un puntini puntini che abbiamo inculato. Io lì sono esploso. Ho cominciato a dare pugni da tutte le parti, ragazzi, perché non mi sembra giusto. Dopo che mi hanno perculato sulla via, mi perculano anche con questa foto, ragazzi. Io, con tutta la mia rabbia, accendo la macchina, parto con tutta la mia velocità. No, non accorgendomi se i miei due miei amici erano entrati in macchina. Quello di davanti era entrato in macchina, quello di dietro stava entrando ancora in macchina. E il mio amico Thomas, ragazzi, che stava attraversando la strada per salire sopra la macchina, me l'ho messo, e gli faccio fare un volo di circa 6-7 metri. Ho detto: ragazzi, è morto. Questo ragazzo è morto. Scendo dalla macchina insieme al mio altro amico che era riuscito a salire. Guardo le condizioni, ma meno male. Cioè, raga, non aveva nulla, aveva un po' di raschi, perché secondo me, ragazzi, il cielo lo ha salvato, raga. Voi direte: e cosa c'entrano Cap e Kazu con l'incidente? Io dico: non c'entrano nulla. Però, ragazzi, però, se loro mi fanno perdere tempo e mi mandano quella foto ridicola, cioè,
chiunque si sarebbe arrabbiato, ragazzi, chiunque, qualsiasi persona si sarebbe arrabbiato perché loro mi hanno fatto perdere tempo. E poi, ragazzi, mi hanno mandato quella foto assolutamente ridicola, ragazzi, ridicola. E io per colpa loro stavo per ammazzare un ragazzo, ragazzi. Cosa assurda, raga, cosa assurda. Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e soprattutto condividete questo video, ragazzi. E se volete informazioni, ragazzi, scrivetemi su Instagram.